Ha chiesto di parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà per 7 minuti. Presidente, colleghi, abbiamo votato nel pomeriggio un documento, sono come delle linee guida, che affrontano il tema di un piano nazionale di ripresa e di resilienza, punto, e poi a capo Next Generation. Il fatto è che oggi ormai, quando si parla di resilienza, è diventato di uso aggiungere alla parola resilienza una sorta di aggettivo che ne connota in maniera molto specifica il senso, perché altrimenti resilienza potrebbe significare semplicemente resistenza, sopravvivenza. E invece con il concetto di resilienza noi utilizziamo la nuova aggettivazione che è resilienza trasformativa. Di poco ci servirebbe una resilienza che servisse soltanto in qualche modo a restare in piedi per fronteggiare la situazione se non avessimo contemporaneamente anche l'energia, energia intellettuale, energia morale, energia fisica, energia anche di proposta e di progettualità capace di cambiare le cose. E questo è forse quello che noi stiamo cercando di capire in questo momento in cui il Paese è in una particolare situazione, no? Diciamo, come dire, da un lato di stallo rispetto all'emergenza Covid, dall'altro il rischio, so che sono stati disegnati addirittura 4 scenari possibili, uno dei quali è il peggioramento delle situazioni, le chiusure, l'aggravamento della situazione economica, e dall'altro invece la necessità di fronteggiare queste situazioni che potrebbero in qualche modo schiacciare la prospettiva che abbiamo davanti, non soltanto e non tanto per noi, ma oggettivamente per le nuove generazioni, perché quando si parla in questo momento di questa operazione che stiamo compiendo, sappiamo tutti con grande consapevolezza che è un'operazione a debito messa sulle spalle delle nuove generazioni, le quali avrebbero oggi il diritto ad ottenere un surplus di formazione, un surplus di opportunità, un surplus di responsabilità che dicesse ecco chi domani riceverà il testimone di queste scelte che stiamo facendo in questo momento. Ora, nel complesso progetto di indicazioni che lei discuterà domani a Bruxelles, c'è sicuramente una parte che è impossibile non condividere ed è tutta quella che fa riferimento alla ricerca. In particolare, forse questa esperienza del Covid ha messo in evidenza in modo drammaticamente plastico come non ci può essere assistenza senza ricerca. Perfino, voglio ricordarlo con un pizzico di malizia, perfino la grande campagna elettorale No Vax del partito di maggioranza maggiormente presente qua dentro si connota oggi come una ricerca intensiva da parte di tutti per i vaccini. Cioè quello che era stata la denuncia, come dire, i vaccini fanno male, i vaccini nuociono, oggi diventa l'orizzonte di senso e di speranza di tutti noi. E per questo si mobilita una ricerca scientifica straordinaria. Ma io mi chiedo, Presidente, quanto investiamo noi in ricerca? Quanto si investe oggi in quella ricerca indipendente, che è la ricerca che si fa spesso nelle università, che è la ricerca che si fa nelle società scientifiche? Certo, c'è la ricerca delle case farmaceutiche, che è una ricerca importante, una ricerca forte, una ricerca determinata a un obiettivo, oggetto di valore, ma anche a un ritorno economico molto forte. A noi ci si chiede di fare un investimento importante che privilegi le nuove generazioni. La Next Generation dovrebbe cominciare oggi non soltanto con quell'operazione tutto sommato positiva, anche se poi si è assolutamente bloccata, come lei sa meglio di me, che il blocco delle graduatorie delle scuole di specializzazione a medicina, tutte ferme per via di ricorsi, ma quell'investimento che è stato fatto in termini di borse di scuole di specializzazione andava moltiplicato in un investimento in dottorati di ricerca, in opportunità oggettive in cui i talenti giovani sanno che noi crediamo che siano in grado davvero di prendere il Paese nelle loro mani e che siano in grado di farlo in virtù dello studio, in virtù della ricerca, in virtù dei talenti e non in virtù soltanto
dell'opposizione, della protesta, di quell'atteggiamento a volte un po' sciatto, di chi si prende l'onere di criticare quello che hanno fatto nella generazione precedente, ma non sa sfidare se stesso nell'impegno di valore. Quindi ben venga, torno a tutto il programma Horizon 2020, l'investimento straordinario. Ma a me preoccupa che Horizon 2020 sia davvero per concludersi. E noi che cosa possiamo promettere a questi giovani? Noi abbiamo davvero l'obbligo morale di evitare l'errore fatto a inizio di legislatura, di cui oggi tutti prendono coscienza, l'errore legato a quel reddito di cittadinanza, Presidente, che ci fa sentire ridicoli. Tutte le sere, davanti alla televisione, c'è un imprenditore che dice: la mia azienda è in via di sviluppo, noi abbiamo una serie di commesse, noi possiamo portare avanti questa progettualità. Ci mancano le persone che lavorino. E dove sono andati a finire quei navigator che avrebbero dovuto fare il ponte tra competenze, voglia di lavorare, gioventù, energie, talenti, innovazioni e occasioni concrete di lavoro? Dove sono andati a finire? Tutte le sere in televisione. Tu dici: ma dove stanno i navigator? Ma lei li ha convocati recentemente, o il ministro del lavoro, forse dovrebbe, che è considerata la madre del provvedimento. Ma li ha convocati questi navigator? Ma glielo chiede che cosa fa, perché queste persone, perlomeno, dovrebbe esserci una bacheca. Se ogni sera, ogni persona intervenuta nel programma serale di questi imprenditori avesse una bacheca, e lì forse al Ministero ci fossero tutte le opportunità disponibili. E invece no. E questo è il secondo problema. Il primo problema è la ricerca, il secondo problema è i giovani, ma non sono problemi disgiunti, perché è nell'intelligenza creativa dei giovani che la ricerca trova la possibilità, come si dice oggi, di respirare a due polmoni. E la terza cosa, perché vedo che il mio tempo sta per scadere, e comunque non si finirebbe mai di affrontare questi problemi. Il terzo riferimento è quello che lei ha fatto, una singolare triade di fattori: persona, ambiente e poi, ha detto lei, prosperità. Bene, l'idea che la persona sia al centro e che quindi un'ecologia della persona umana preceda la visione dell'ecologia dell'ambiente e che si consideri davvero l'ambiente come espressione, da un lato, del contesto in cui vive la persona umana per migliorarne le qualità di vita e successivamente produrre un'azione di cura, questo dovrebbe essere la premessa, perlomeno nelle sue parole, di una proposta di prosperità che, vedi il caso, potrebbe anche far lievitare il prodotto interno lordo. Ma noi sappiamo che non è così. Sappiamo che anche nella persona abbiamo investito poco, ma anche nell'ambiente, come ci dimostra peraltro la grande esperienza del dissesto idrogeologico dei giorni passati, è pochissimo. E io la ringrazio, perché lei, come vede, Presidente, il tempo è finito. E solo un'ultima battuta: lei sa che per noi collaborare vuol dire non solo ascoltare ed eseguire, ma vuol dire progettare insieme e valutare insieme. Sono altre due fasi del processo che varrebbe la pena che lei tenesse più conto. Grazie.